Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, questa è la seconda puntata delle nuove entrate nella mia libreria, che come ho detto questa volta sono tantissime, proprio perché per mancanza di tempo non sono riuscita a fare la puntata di aprile. Quindi queste sono le nuove entrate nella mia libreria in tutti e due i mesi, il mese di aprile e il mese di maggio. Quindi continuiamo subito, senza altre cavolate da parte mia, perché poi perdo tempo, continuiamo a presentare i libri. Allora, questo qua l'ho chiesto alla Nord, perché mi ha colpito molto di più di altri libri, come La Casa dei Petali Rossi, che comunque libri di cui si è parlato molto di più, di cui comunque la gente è stata fatta, diciamo, una campagna molto più una campagna pubblicitaria, molto più pervasiva, ecco. Però invece questo non è stato molto pubblicizzato, però mi ha colpito di più, proprio perché il tema è uno dei miei preferiti ed è la vendetta. Questo romanzo è un misto tra un fantasy, un giallo, credo uno young adult, ci dovrebbe essere anche una componente romance, insomma, non un minestrone, però un genere contaminato che è bello, soprattutto perché non, diciamo, non è sempre la stessa cosa. Io ultimamente sono molto alla ricerca di novità, perché il limite che sto riscontrando nella letteratura che viene pubblicata, non solo italiana ma soprattutto straniera, è, come ho detto spesso, che comunque i romanzi dicono sempre tutti le stesse cose. Allora, questo qua è Il dono delle furie di Elizabeth Miles, e praticamente è, vabbè, edito dalla Nord. La copertina è questa qua, anche la copertina bellissima. C'è questa bellissima ragazza con i capelli rossi dal colore del fuoco. E fondamentalmente, come ho detto, è un libro che parla di vendetta, perché queste furie sono tre ragazze molto strane che arrivano in una comunità e che pian piano riescono ad inserirsi, anche se sono guardate con sospetto, proprio perché sono particolari, sono piuttosto strane come ragazze. Ora, succede che loro non sono delle ragazze normali, proprio perché quello che gli abitanti non sanno è che queste donne conoscono tutti i loro segreti più intimi, quelli che nessuno sa, come per esempio che il capitano della squadra di baseball tradisce la sua fidanzata con la sua migliore amica. Quindi tutte queste cose qua loro conoscono e che sono giunte in paese per vendicarle. Quindi è molto carino perché rimanda a una sorta di concetto di giustizia suprema che molti di noi hanno, io ce l'ho, molti di noi, pur non essendo cattolici, hanno questo concetto della giustizia, quindi della punizione divina, nel senso che comunque chi fa del male deve pagare. E quindi non so, sarà stato questo l'elemento che mi ha incuriosito del libro, Il dono delle furie, Elizabeth Miles. Ora, poi c'è questo libro qua che ho comprato 2 giorni fa in un centro commerciale della Newton Compton ed è Pirandello, Le novelle per un anno. Un libro che non mi serviva, ben fatto per carità, che non. Io diciamo Pirandello, a me piacciono tantissimo i classici, li ho letti tutti e come al solito sempre più gli stranieri che non gli italiani. E di Pirandello la maggior parte dei suoi romanzi, infatti c'erano anche i romanzi ma non li ho presi. Questo avrei evitato di prenderlo per una questione economica, ma comunque costando 1 euro mi sembrava, non so quando e se lo leggerò queste novelle per un anno, però mi sembrava bello da avere comunque in libreria. Considerato che io Pirandello l'ho letto anche appunto in passato, solo 1 euro, quindi l'ho preso. Poi, adesso è la volta di un altro libro che ho preso. Questo era tra i Reminders, credo, comunque è usato, però è vecchissimo. Ed è sempre Garzanti, Gli elefanti thriller, però non so se notate il packaging del libro è comunque vecchio, tra virgolette, cioè è stato. Infatti, vediamo l'anno. Ecco, il 97, appunto. Però, ecco, è carino. Questo mi sa che l'ho pagato 2,50 euro perché stava 5 euro, mi sa che stava 10.000 lire. Quindi hanno fatto la conversione. Quindi non credo che lo troverete più da nessuna parte. Non so nemmeno perché ve lo faccio vedere. Però, ah no, forse lo trovate nei Garzanti, quelli normali, non lo so, comunque informatevi se vi interessa. Ed è Il santuario delle ragazze morte, la sconvolgente ferocia di un serial killer, un'intera cittadina con le spalle al muro. Questo ho letto la trama ed è bellissima, anzi ora ve la leggo, chissà, magari incuriosisco anche voi, solo che dopo spero lo trovate in vendita perché non vorrei incuriosirvi e poi non riuscite ad ordinarlo.
Allora, ad Aurelius, una sonnolenta cittadina universitaria, tre ragazze scompaiono nel nulla, una dopo l'altra. Nessuno riesce a fermare questa catena di delitti. I primi sospetti cadono sugli estranei e su un gruppo di giovani attivisti politici. Ma quando queste piste svaniscono, è un crescendo di paura e diffidenza, come se l'intera comunità fosse stata infettata da un morbo misterioso. Ciascuno inizia a sospettare del vicino. Esplode un'autentica isteria e nessuno può considerarsi innocente. Né il rispettabile direttore del giornale locale che raccoglie tutti i pettegolezzi, né il poliziotto con un'amicizia femminile di troppo, né lo zelante farmacista, né il parrucchiere alla moda, né l'ambizioso preside, e neppure il narratore, un professore di scienze naturali che ospita spesso alcune delle sue studentesse. Fino a quando qualcuno comincia a farsi giustizia da solo. Quindi, questo mi è piaciuto tanto, tanto, tanto perché rispecchia tutti quei topoi letterari che mi piace trovare in un libro, come appunto la cittadina universitaria, questi delitti seriali, la piccola comunità dove comunque il sospetto si annida nei posti più, nelle, si annida nei confronti delle persone più insospettabili. Quindi, questo qua, il santuario delle ragazze morte. Poi, altro Reminders, però credo sia usato, è una delle prime edizioni della Leggere Editore, credo. Sì, credo proprio di sì. Ed è di La finestra sul bosco, anche perché la copertina, la grafica della copertina è un po' diversa da quelle che siamo abituati a vedere oggi, ed è di Karen Roberts, La finestra sul bosco. Anche questo, mezzo thriller, mezzo romance, il mio ideale, Leggere Editore, quindi questo qua, gli occhi, allora, gli occhi di una bambina non dovrebbero riempirsi di orrore, covare un segreto per anni, portarselo dentro come un fardello pesante da trascinare. E perché Lisa crede di conoscere quel segreto? È forse lei quella bambina? Una fotografia basta mettere in discussione una vita intera. Lisa ha davanti a sé una brillante carriera di avvocato, almeno fino a quando non è costretta a tornare a casa per prendersi cura della madre malata. Come se non bastasse, poi, deve pregare una sua vecchia fiamma, Scott, di assumerla. Lui, sensuale e insopportabile al tempo stesso, metterà a dura prova le sue difese. Una passione tenuta a freno per troppo tempo, alla fine non può che esplodere. Nel frattempo, un incartamento risalente a 28 anni prima trasporta Lisa verso un passato inquietante e irrisolto. Un'intera famiglia scomparsa senza lasciare alcuna traccia. E poi c'è quella foto che ritrae una donna identica a lei. Lisa e Scott dovranno districare, insomma, una serie di enigmi. Per farla breve, sicuramente finiranno a letto. Però ecco, se vi piace il genere, e sono sicura che a molte delle donne che mi seguono piace, come del resto a me. Quindi, La finestra sul bosco di Karen Roberts. Poi, anche questo qua, questi ve li faccio vedere molto velocemente, proprio perché io li ho presi perché mi è piaciuta la trama. Però sono dei thriller abbastanza classici come impianto, quindi non, onestamente non saprei che dirvi perché non me li ricordo, quindi magari poi quando farò le recensioni saprò dirvi meglio. Allora, questo è La dodicesima vittima, sempre Leggere Editore, di Iris Johansen. Questo è sempre della prima Leggere Editore, quindi perché io lo noto dalle copertine che comunque sono diverse da quelle che la Leggere fa ora. Infatti questo è del 2009, ecco, quindi è molto carino anche questo thriller. Poi sono passata, anche questi li ho trovati sempre sul libraccio, gli usati a metà prezzo e sono praticamente nuovi, quelli della Time Crime, che come sapete ha già di suo dei prezzi bassissimi. Questo costa, ecco, al 50% io l'ho pagato 3,85 euro, costano mi sa 7,90 euro, quindi io li ho presi non perché fossi particolarmente incuriosita dalla trama, ma perché comunque costando pochissimo, poi a me i thriller piacciono, non potevo farne a meno. E vi ripeto, ragazzi, sono nuovissimi. Karin Slater, L'ombra, sono un cane nelle lingue. L'ombra della verità, Time Crime, che come sapete è la collana molto economica nuova della Fanucci. Questo qua. E ce n'era un altro che non riesco a trovare, che onestamente non so dove ho messo, forse l'ho già messo con i libri che boh, ricordavo di averne comprato un altro comunque. Allora, poi sempre dal libraccio, sempre delle novità a metà prezzo, li usati,
ho preso questo qua di Johan Harris, che qualcuno conosce, sicuramente moltissimi conoscono, perché è l'autrice di Chocolat, e ha scritto questo qui, Il seme del male. Questo è Garzanti, sempre gli elefanti, bestseller. Questo 10 euro, l'ho pagato 5, 10,90 euro, l'ho pagato 5,40 euro. Ed è praticamente nuovo. Io a questo libro avevo fatto una corte spietatissima proprio perché noi appassionati di libri centelliniamo comunque i soldi anche che possiamo, perché comunque ci sono tante altre spese, soprattutto se una persona si deve mantenere da sola, ci sono tantissime altre spese. E quindi diciamo che tutte le volte l'ho visto, ma non me lo potevo mai permettere, perché anche 10 euro sono sempre 10 euro, diciamo. E invece, appena l'ho visto, sono impazzita. Il seme del male, allora parla di vampiri, però diciamo, essendo innanzitutto uno dei capostipite, quindi non era ancora inflazionato il genere quando la Harris ha scritto questo libro, ma poi è molto particolare perché non è la solita storia adolescenziale, quindi il solito young adult. Allora, cimitero di Grantchester, Cambridge, l'iscrizione è nascosta dai rami uniti da un biancospino e di un tasso, è la tomba di una donna, Rosemary Virginia Ashley. Alice Farrell, giovane pittrice in cerca di ispirazione, non sa perché è finita davanti a questa lapide che la mette profondamente a disagio. Una sensazione strana, simile a quella che prova quando conosce Ginny, la nuova fidanzata del suo ex, Joe. Forse si tratta solo di gelosia, eppure c'è qualcosa di oscuro in quella ragazza dalla bellezza eterea, con i capelli rossi e una passione per i quadri preraffaelliti che ritraggono donne uguali a lei. Cosa si nasconde dietro quegli occhi enigmatici? E perché Ginny di notte fa visita alla tomba di Rosemary, seppellita 50 anni prima, ma lungi dall'essere dimenticata? Bestseller in assoluto in Inghilterra, il romanzo che ha rivelato l'autrice di Chocolat racconta una storia di vampiri senza mai usare la parola vampiro. Una storia horror in cui la vita reale si rivela più inquietante di qualsiasi mitologia. Quindi addirittura prima di Chocolat, per cui non temete di leggere la solita lotta vampiro-licantropo adolescente imbranata tipo Bella, perché non troverete niente del genere. Quindi questo è di Joan Harris, Il seme del male. Ora, siccome si è fatto tardi anche in questo video, e sto abbondantemente sforando i 10 minuti, che è il tempo che io mi prefiggo per ciascun video, perché secondo me oltre un video diventa veramente veramente troppo pesante, quindi anziché in due parti queste nuove entrate della mia libreria lo suddividiamo in tre parti, e quindi tra un po' registrerò il video della terza parte e continuo a farvi vedere le nuove entrate nella mia libreria dei mesi di aprile e maggio. Ciao a tutti, grazie di avermi seguita. Spero che vediate anche il prossimo video. Un bacio, ciao!